Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato 24 dicembre. Allora, io questa mattina ho una faccia sconvolta perché è stata una settimana veramente, veramente, veramente complicata, ma credo un po' per tutti, perché con l'avvicinare delle feste tutto diventa più frenetico. Poi arrivano le feste e ci si calma. Allora, io ho passato praticamente tutta la settimana tra regali, Pietrenia che era a casa che non stava bene, la scuola, mille cose da preparare, la recita, tutto. E è stata veramente una settimana molto molto difficile, più che altro per cercare di capire come gestire tutto, gestire poi anche tutte le persone da salutare, da lasciargli il regalino, che magari persone che non si vedono sempre, quindi devo dire che la preparazione, i preparativi al Natale sono quelli più complicati. Allora, ieri sera sono venuti, allora, ieri pomeriggio siamo andati ad un compleanno del figlio dei nostri amici, siamo stati lì tutto il pomeriggio, poi la sera ho fatto una cena con altri amici a casa nostra per poterci fare gli auguri e scambiarci il regalo. Siamo stati benissimo, siamo stati insieme praticamente fino alla mezza, 20 all'una, infatti Pietrenia è ancora che dorme. Sono le 9:30, io ho abbastanza, diciamo, abbastanza sistemato casa perché ieri praticamente abbiamo spostato questo tavolo. Allora, aspettate che abbasso la TV perché se no. Ok, questo tavolo l'ho spostato più verso il centro stanza. Ho spostato un pochino l'albero, ho spostato un pochino il tavolino e ho tolto il tappeto perché era in condizioni pietose. Con un bambino in casa il tappeto bianco è veramente un azzardo e quindi nulla, l'ho tolto, ho tolto tutta la roba che avevo in giro. Mi manca solo da sistemare alcuni dei regali che dovrò andare a rimettere sotto l'albero. Allora, questa mattina mi sono svegliata con delle borse sotto gli occhi, io non le ho mai avute. Questa mattina probabilmente la stanchezza mi ha creato queste borse sotto gli occhi, ma fortunatamente piano piano si stanno sgonfiando, non ci sono praticamente più. Allora, adesso mi farò un caffettino veloce, anche se questa mattina andrò a fare colazione con una amica, ormai amica, la mamma di un mio ex alunno, Franci, e abbiamo, diciamo, condiviso tanti momenti belli e non belli nel passato ciclo di scuola e quindi tra di noi si è creato anche con altre due o tre mamme. Si è creato un rapporto che va al di là del rapporto maestra-alunno. Quindi questa mattina andremo a farci una bella colazione, ci scambieremo i regalini e nulla, adesso mi faccio un caffè perché sennò non arrivo alle 10:30. Poi andrò a svegliare Pietrenia, gli farò fare una breve colazione e poi andrà dallo zio Mauro. Un pochino a zampa che ho risvoltato perché sono lunghissimi e
poi ho messo questa maglia di un negozio che ho trovato su Instagram tramite la mia amica. Il negozio si chiama Maison Male, quindi se volete andare a vedere, è un negozio carinissimo, ha dei maglioncini molto molto carini, jeans. Diciamo che io in quel negozio compro particolarmente maglioncini e jeans perché non riesco a trovare in giro delle maglie invernali un po' diverse dal solito, ecco, non la solita tinta unita, non i soliti bottoncini. Questo negozio ha delle cose molto carine e anche, diciamo, diverse da quello che si trova bene o male in giro. Io so che lei ha anche un negozio fisico, adesso dirvi la città. Non mi ricordo, poi comunque vado poi a vedere, ve lo scrivo qua sotto, però ve lo consiglio perché è un negozio veramente veramente carino. Poi lei è super super disponibile. L'ultima volta ho acquistato dei jeans e questo maglioncino, però prima ho acquistato i jeans online, poi le ho scritto, le ho detto: è ancora disponibile il maglioncino rosso? E lei: sì, guarda, c'è, te lo spedisco. Non ho fatto neanche in tempo a pagare, che lei già me l'aveva spedito. E quindi devo dire che top. Allora, io adesso bevo il mio caffè e poi inizio la sveglia del soldato, che sarà allucinante stanchissimo. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto voglio fare gli auguri di buon Natale a tutti voi. Finalmente è arrivato il grande giorno tanto atteso da grandi e piccini. Andrea stanno ancora dormendo e nulla, io adesso vi faccio un caffè prima che si sveglino loro. E ieri sera siamo andati a cena da mia mamma, c'eravamo noi, c'erano due amici che ormai sono come di famiglia, nel senso che il marito, il papà dei due bimbi, vive sopra casa di mia mamma e quindi ci conosciamo. Vabbè, io ho 40 anni, siamo andati ad abitare lì che avevamo 7 anni, quindi vi lascio immaginare, siamo quasi come fratelli, ecco, e siamo stati benissimo. Siamo stati lì fino circa mezzanotte, poi siamo venuti via perché eravamo tutti cotti, poi Pietro mia non vedeva l'ora di preparare tutto per Babbo Natale, il latte. Avevamo, mannaggia, le carote per le renne, ma le abbiamo lasciato la nera e devo dire che hanno apprezzato. E nulla, adesso appunto mi faccio un caffettino. E poi piano piano li sveglio perché la mattinata è decisamente lunga. Sono le, non ho l'orologio, sono le, saranno le 8, 8 e mezza. Alle 11 verranno tutti qua per l'apertura dei regali. E quindi adesso appunto mi sveglio in modo tale che io riesca a... Vabbè, Petronella deve aprire i suoi regali, io devo poi lavarmi, vestirmi, devo farmi i capelli, quindi ho bisogno di tempo, ecco. Nulla, io adesso vado e poi ci vediamo dopo. Questa mattina per colazione assaggeremo questo panettone che ci hanno regalato i nostri vicini di casa. Sono due ragazzi che abitano qua sotto, che abitano qua da qualche mese, sono carinissimi perché a Pasqua e a Natale ci portano sempre o il panettone o la colomba, quindi a colazione mangeremo il panettone. Poi
dopo queste feste io dovrò assolutamente rimettermi in riga perché è difficilissimo perdere chili, ma è semplicissimo riprenderli. E quindi nulla, dopo le vacanze mi rimetterò in riga. Tra l'altro, ormai siamo quasi vicino al nostro, chiamiamolo, grande giorno, perché sì, andremo in vacanza. Poi vi faremo vedere tutto, vi faremo vedere i video, le foto. Non vedo l'ora perché abbiamo bisogno di riposarci. Poi ormai Pietro Mia è grande e quindi basta, da quest'anno abbiamo deciso nelle vacanze di Natale di andare via tutti e tre, perché d'estate col lavoro di Pier Andrea non si può, e quindi d'inverno abbiamo nulla, deciso di riprendere ad andare via. L'ora sono le 8:40 e devo dire che siamo in ritardissimo sulla tabella di marcia. Tra l'altro, volevo farvi vedere una mia mamma del ciclo passato, la mamma di un mio alunno. Ieri mi ha portato un pensierino che poi dopo aprirò, ma non ho resistito e sono andata a leggere il bigliettino, perché io adoro i bigliettini natalizi. E questo è stato il suo bigliettino. Chi è su Instagram lo può aver già visto. Chi è su Instagram sicuramente l'avrà già visto. E mi ha scritto: ci sono persone che restano nel cuore perché hanno donato tanto amore. Buon Natale, Superale. Questo lo conserverò con tanto amore, con altrettanto amore, perché sono quei bigliettini, quelle parole che ti riempiono veramente. Usare il bicchiere, tra l'altro, in bagno sta andando l'asciugatrice, perché ieri ho attaccato la lavatrice e quindi oggi via, e quindi oggi via di asciugatrice. Allora, questi sono tutti i regalini. Questi due sono stati impacchettati da me e si vede. Questi sono tutti di Pietro Enea, solo quelli di questa mattina, perché poi oggi ci sarà la seconda tranche. Lì c'è il mio sacchetto di motivi con una bottiglia dell'acqua che non ho buttato. Qui altri pacchettini, sempre per Pietro Enea. Poi noi da tradizione ci troviamo tutti qua a casa mia, proprio perché avendo il bambino ci troviamo qua e ci scambiamo poi tutti i regali, anche perché il nostro Natale lo passiamo con tutte le famiglie insieme, quindi la mia di Fede, la famiglia di Pier Andrea, la famiglia di Mauro, compreso il cugino, la moglie, il cugino di Pier con la sorella, la mamma. Quindi siamo tantissimi e alle 11, vabbè, noi ci troviamo qua, le famiglie, quelle più strette, le famiglie di Pietro e Nea, e ci scambiamo poi i regali. Quindi è per noi ormai una tradizione, facciamo sempre così, lo facciamo da quando è nato Pietro e Nea, e quindi non vedo l'ora che arrivino tutti gli ospiti. Allora, ho sentito tossire Pier Andrea, quindi secondo me si stanno per svegliare, corro su. Allora, sono qua con Fede, è la prima ad essere arrivata. Allora, vi facciamo vedere l'outfit natalizio, già che c'è anche Fede, così almeno ne facciamo due in uno. Tra l'altro, Fede sta configurando il suo Apple Watch, che è stupendo. Allora, io sono in Total Motivi, verde bottiglia, in Zara, petrolio. Allora, andiamo perché ci sono gli ospiti, ci vediamo dopo. Allora, buongiorno, terzo giorno, Natale passato. Oggi è la giornata di Santo Stefano e non faremo nulla, staremo a casa, anche perché dobbiamo assolutamente andare a sistemare l'armadio di Pietro Enea, dobbiamo togliere tutte le cose che
che gli vanno bene, una cosa che facciamo solitamente in queste giornate di festa. Allora, ieri Natale siamo stati benissimo, siamo andati in questo ristorante, tra l'altro c'è mio suocero con un amico che mi stanno sistemando la persiana. Solitamente noi a Natale stiamo appunto tutti insieme ed è stata una giornata meravigliosa, abbiamo aperto i regali al mattino qua a casa e poi siamo andati diretti al ristorante. Ho già sistemato tutto, ho già buttato via tutti gli scatoloni, ho già messo a posto tutti i giochi nuovi di Petronia, ho cambiato il tappeto in sala perché l'altro era completamente distrutto, ecco, nel senso che era macchiato, non riuscivo più a farlo venire pulito, era in uno stato indecente, per cui Fede mi ha regalato il suo di Casa Shops ed è praticamente bianco, quello che avevo prima, un pochino più pelosetto. Devo sistemare la cucina perché mi hanno regalato un sacco di cesti di dolci, salati, sono curiosissima di provare questa pasta, zucca e salvia. Diciamo che in questi giorni devo tenermi un pochino perché nelle feste ovviamente ho dato il meglio di me, non ho guardato affatto come nessuna di noi credo alla dieta, però ho veramente esagerato tanto e quindi in questi giorni sicuramente mi terrò un pochino di più. Poi ho dei dolcetti, dei grissini, dei taralli, la polenta, i funghi, ecco un po' di cose così. Allora, io dato che vi ho registrato degli spezzoni di questi tre giorni così un po' a casaccio, ma giusto per farmi vedere perché era già un po' di tempo che non mi vedevate a causa di influenze e cose varie, nulla, io adesso vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video che probabilmente registrerò questa settimana. Ciao!